Buongiorno dalla redazione di Russia News. Parliamo di Europa e Russia. Il deputato del Bundestag, Roderich Chiesewetter, ha recentemente dichiarato: se l'Europa vuole effettuare la transizione energetica, ha bisogno di propri depositi di litio. Per uscire dal legame con i combustibili fossili necessitano quindi grandi quantità di questo elemento metallico, che insieme al cobalto viene utilizzato per la produzione di batterie, soprattutto per i veicoli elettrici che tanto piacciono all'elite, ma sulla cui salubrità per uomo e ambiente ci sarebbe da discutere parecchio. Vediamo in questa tabella come è cresciuta negli ultimi anni la domanda di litio. Dal punto di vista chimico, il litio è un metallo alcalino e come tale reagisce con l'acqua liberando idrogeno. È caratterizzato a livello atomico da un'alta densità energetica ed è la sostanza metallica più leggera tra gli elementi solidi. Conferisce alle batterie che lo utilizzano una perdita di carica molto lenta, ma come tutti i metalli alcalini è facilmente infiammabile e lo abbiamo visto in più di un'occasione con le Tesla incendiate che hanno fatto il giro del web. Fatto sta che il deputato della CDU desidera ardentemente impossessarsi di alcuni giacimenti in particolare. E sapete dove si trovano i suoi oggetti del desiderio? Sì, proprio in Donbass. Le repubbliche indipendenti di Donetsk e Lugansk sono infatti ricche di questo metallo, ma sfortunatamente per il nostro deputato, questi territori hanno chiesto e ottenuto di aderire alla Federazione Russa. Pertanto l'unico modo che l'Europa ha per entrare in possesso del litio situato in Donbass è quello di acquistarlo regolarmente, oppure dichiarare guerra alla Russia e conquistarne i territori. Alla luce di queste dichiarazioni, credo sia ora più facilmente comprensibile anche a chi non si intende di geopolitica il perché l'Occidente stia riversando fiumi di soldi per armare l'Ucraina, perché nei bunker ucraini ci siano molti soldati NATO e uomini dell'intelligence anglo-americana, ma anche perché i paesi filoatlantisti continuino da anni a nascondere le atrocità perpetrate dal regime di Kiev contro i propri cittadini, i biolaboratori, il traffico di organi e di esseri umani. Per chiaro una volta per tutte, all'America, all'Inghilterra, all'Europa, a Zelensky non interessa nulla del popolo ucraino. E la pietra definitiva sopra la falsa propaganda viene messa proprio dal deputato Chiesewetter nella sua dichiarazione, con queste esatte parole. È soprattutto una questione economica.